Il contenuto dei messaggi, il problema è che, cioè, i problemi principali sono gli insulti, le parolacce del tipo baldracca, tipo, vabbè, sì, zoccola, queste cose qua, insomma. E comunque sono messaggi schifosi e, cioè, porno, che diventa il porno. Cioè, è partito dal fatto che in generale lui ha sempre avuto comunque un'attenzione, un punto fisso, diciamo così, per le ragazze in generale. Capita ovviamente che si invaghisca di te o di qualcun'altra, perché comunque è successo anche ad altre, però lo fa in maniera, diciamo, all'inizio non inopportuna, però lo fa in maniera, diciamo, anche indiretta e non sembra una cosa pericolosa o grave. Sì, il numero in realtà ce l'aveva già, cioè, da un anno, cioè il numero di molte ragazze, cioè di molti ragazzi anche della classe, no? E con la scusa del libro o con altre scuse solite, e quindi poi gli rimangono in rubrica. Da lì è partito tutto, quindi mi ha iniziato a scrivere, ha iniziato a tamponarmi i messaggi e già dopo una settimana. Al contrario di quello che dice il suo avvocato, no? Perché il suo avvocato ha detto, l'ho letto anche nell'intervista di Fanpage, no? Che appunto, io non ho mai detto, basta, non voglio più che mi arrivino messaggi, ma in realtà io l'ho detto già dopo una settimana, basta, e poi l'ho sempre detto, quando era troppo lo dicevo, quindi comunque li cancellava subito i messaggi, e tra l'altro diceva di cancellarli subito anche a me, quindi lui è convinto che non esistano più. Esistono e l'hanno letti tutti, e quindi questo interesse comunque si è manifestato poi esplicitamente, cioè è evidente. Poi anche da parte mia inizialmente c'era un interesse, diciamo, spirituale, diciamo emotivo, chiamiamolo così, ma mai ovviamente sessuale, mentre il suo unico interesse era ovviamente un interesse sessuale. Questo è evidente fin dai primi messaggi, che sono a sfondo erotico, sono messaggi volgarissimi, e ovviamente però lui si potrebbe giustificare dicendo, vabbè, ma lei non mi ha mai detto che ero pesante, poi in realtà non è così. Oppure poteva non rispondermi più, però c'è sempre la componente che comunque è un mio professore, cioè era un mio professore e sarebbe rimasto un altro anno con me. Quindi non è che io potevo mandarlo, come si suol dire, a quel paese, senza che poi, cioè senza pagarne le conseguenze, perché infatti dopo una settimana, quando io gli dissi di non cercarmi più, perché dovevo studiare, perché era maggio, ovviamente si arrabbiò tantissimo, e a scuola cioè non mi salutava, mi guardava male. Il contenuto dei messaggi, il problema è che, cioè, i problemi principali sono gli insulti, le parolacce del tipo baldracca, tipo, vabbè, sì, zoccola, queste cose qua, insomma. C'è del maschilismo ovviamente dietro, e comunque sono messaggi schifosi e, cioè, porno, che diventa il porno, diciamo così, che nemmeno, cioè, che non accetterei nemmeno da un mio coetaneo, insomma. Sono cose un po' strane anche, e poi detto da una persona che ha quasi 70 anni, insomma, fanno un certo effetto. Anch'io l'ho insultato ogni tanto, dicendo tipo che mi faceva vomitare quello che scriveva, che era disgustoso, anche la notte ci penso tantissimo. Però questo è appunto un comportamento che non si può accettare in generale da una persona così grande, e poi da un professore a maggior ragione.